Beh, si apre oggi nella Facoltà di Studi Umanistici il 25esimo congresso della Società di Filosofia del Linguaggio, fondata fra gli altri da Tullio De Mauro e Umberto Eco, ed è un grande piacere ospitare più di 70 colleghi, alcuni che arrivano dall'Università di Harvard, dall'Università di Budapest, per parlare di linguaggio ed emozioni, dunque il modo in cui i linguaggi formano il nostro sentire individuale e collettivo, il modo in cui le emozioni si declinano anche rispetto al tema delle sensazioni, delle passioni, il modo in cui il linguaggio costruisce la nostra realtà e dunque entra in risonanza anche con una sorta di emotività collettiva. Pensiamo, oggi si parla di una società incattivita, si parla di una viralità dell'odio, di un'età della rabbia, dall'altro lato si accusano interi gruppi di persone di essere buonisti. Allora è evidente anche ad un livello molto generale di come la nostra società è profondamente segnata dal rapporto fra linguaggio e emozioni, che ovviamente sfonda poi su tematiche anche più teoriche, legate per esempio anche al rapporto fra emozioni e cognizione, dunque il rapporto con il cervello, il rapporto delle culture, come ogni cultura manipola il sentire. Allora cerchiamo di dialogare tenendo il campo aperto e sicuramente però anche offrendo un contributo a una tematica socialmente rilevante nel momento attuale che stiamo vivendo.